che le donne non dicono. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentire un po'. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il tempo ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, ma potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile. Quante discussioni avevo fatto in redazione sulla violenza quotidianamente perpetrata su migliaia di donne, che il più delle volte si consumava nell'ambito familiare, proprio come quello di Rosaria. Quante strategie sulla posizione che un organo di stampa avrebbe dovuto assumere per incidere di più e meglio nella società e tentare di contribuire al cambiamento. Quanti scontri sull'utilità di una legge che le potesse tutelare, sulla severità delle norme. Ma intanto loro, per il semplice fatto di appartenere al genere femminile, continuavano in ogni parte del mondo ad essere malmenate, sfruttate, violentate, crudelmente uccise, senza che alcuno realmente penetrasse al nocciolo della questione. L'idea violenta, l'atteggiamento repressivo nasce, cresce e si alimenta delle piccole quotidianità, delle frasi banali e maschiliste, dette magari in un bar, delle discriminazioni compiute dinanzi ad un bimbo che inconsapevolmente acquisisce una regola di comportamento brutale. L'idea violenta si sviluppa nel considerare la diversità dei generi come un pericolo e non come una ricchezza, come una ricerca di supremazia dell'uomo, erede di secolari vigliaccherie, e non come il desiderio di completarsi nell'altro in qualsiasi ambito sociale, affettivo e lavorativo che sia. Finanche la religione, scrigno di amore, ha sempre impostato il suo credo sulla differenza e non sulla totale eguaglianza dinanzi a un qualsiasi Dio. Erano infiniti i motivi che mi avrebbero potuto spingere a ritornare sui miei passi per lasciare un segno visibile sul muso di quell'uomo, ma non lo feci. Non era così che andavano cambiate le cose. E poi dovevo rientrare perché lei era lì ad attendermi ed io non potevo non esserci per regalarle il mio amore. Concludiamo con questa lettura. Io voglio vedere che musica hai messo.
ti farà sorridere un po'. Adesso si ascolta. Arriva. Apri piano la porta, poi si butta sul letto. E poi, poi, poi. Trasformare così repentinamente in realtà. Girava per le stanze silenziosa, come in uno stato di trance. I pensieri in lei erano sovrapposti e informi. Le mescolanze di immagini della sua vita la rendevano instabile, tremante, impaurita. Si accavallavano scene della nostra adolescenza, la miseria di un rapporto sbagliato e gli ultimi eventi, e tutto questo lo viveva nel silenzio più assoluto, nello sguardo perso tra cornici in gesso e porte intagliate, pareti di un rosso pompeiano e pavimenti di marmi policromi. La lasciai fare, senza proferire parole e senza interrompere il suo incontro con l'anima. Doveva recuperare se stessa se voleva un domani sereno, e non potevo essere io a forzare alcunché. Rosaria si fermò di fronte a un quadro antico, fine 800, che ritraeva il busto di una giovane donna del popolo dalla intensa espressione. Rimase alcuni attimi ad osservarlo e poi, dolcemente, si voltò verso di me con un'espressione interrogativa che lasciava intravedere chiaramente il senso della domanda. «Sì», risposi ai suoi dubbi silenti, «ti somiglia molto. L'ho comprato qualche anno fa in un mercato dell'antiquariato, proprio perché mi ricordava te, la tua incontenibile pienezza di donna». Lei sorrise, animando quel volto così immobile. Sorrise come chi esterna tutta la gioia di una soddisfazione. Sorrise allargando sempre più la sua bocca per sentirsi con certezza mia. Mi corse incontro, pochi metri, ma carica di una forza travolgente che sapeva di passione, passione vera, non voglia di sesso, ma amore travolgente, eccitante, scalpitante, come 100 balzani. Mi abbracciò stringendo le braccia al collo, scolpendo una scena che sapeva di arte, scultura dei sentimenti, scalpelli che definiscono le forme plasmando le carni. E ci ritrovammo uniti da un bacio carnale, troppo profondo per non parlare di altro, di energia pura che stava per esplodere in intime carenze. Facemmo l'amore, cercando quel letto tra colpi di corpi smaniosi e pazienti. Fummo tutt'uno, legati da bracci che lasciano i segni, su schiene sudate,
con ritmi crescenti e urla convinte di infinito godere. Parliamo una lingua che molti non sanno, quella del suono comune. Troppo spesso, attenti più all'egoistica esaltazione dell'io, tra bianche lenzuola innocenti. Fu meraviglioso, straripante presenza di sentimenti che non si negano, vittime di ritrosie malpensanti. Ci abbandonammo silenziosi ed esausti, lasciandoci vincere dal sonno, viaggio beato di incoscienti racconti. Rina Santoro, Francesco Ricciacchi, prego venite sul palco. Michele Sisparra, Antonio Plasotta. A voi il microfono. Io intanto devo ringraziarvi perché siete stati bravissimi. Anche perché quando uno scrive e si rilegge non dà lo stesso senso della lettura che può cogliere un altro lettore che non sia io. Per cui leggere questa testimonianza, questo passo del libro, del romanzo, sì, mi è piaciuta molto perché ho rivissuto i momenti in cui la scrivevo e la sentivo veramente mia, no? Ed è stato bello perché mi piace e quindi vi ringrazio. E quindi chi praticamente è curioso e vuole sapere come va a finire la storia, l'editore Plasotta è qui e quindi gli passo il microfono. Grazie a tutti. Sì, al di là della disponibilità dei libri che ci sono, quindi poi se vi interessa potete chiederlo, perché devo andare a chiudere il giornale, io faccio il mestiere che mi si inventa nel libro e quindi lo devo seguire anche questa sera. Stavo pensando invece che per come sono state streganti le letture che loro hanno fatto, che non sarebbe male da un punto di vista editoriale riprendere quella tradizione che una volta esisteva perché non c'era la televisione, della lettura dei libri. Una volta si faceva per radio, no? Per cui uno sentiva i radioromanzi e viveva, si immaginava le storie ascoltando le voci. E questa sera che voci? Gli audiolibri, sì, esatto. Sono esattamente gli audiolibri. Ma insomma, con questo timbro, con questa emozione, con queste pause, credo che ci sia tutto da riscoprire il mondo della scrittura, perché se si sorprende Michele di come ha riascoltato quello che ha scritto, figuriamoci chi lo ascolta appunto non avendolo scritto. Senza le immagini che gli altri ci propongono, perché il mondo delle immagini è meraviglioso, però ti toglie il fascino della fantasia, di reinterpretare quelle parole, di rivivere quelle emozioni e quelle sensazioni. Chissà, un pensiero degli audiolibri non sarebbe male, con le tecnologie proprio l'avete già fatto questa esperienza. Oggi, voglio dire, le tecnologie ci offrono delle grosse opportunità per mettere in circolo e condividere anche audiolibri, ma anche questo tipo di esperienza. Poi, insomma, io sono stato stregato, affascinato. Sono affascinato. Anche perché insomma hanno la magia di stoglierti da tutto quello che il mondo in qualche modo poi ti butta addosso. Questa è poesia, favola, magia. Io sono molto grato a loro due per avercela offerta, per averla condivisa con noi. Grazie. Preparato da me. Ah, bravo.